Siccome le scritture del Vangelo della Bibbia si ripetono, molte si ripetono, purtroppo, a volte nei drammi, ma anche nei miracoli. E Gesù lo dice chiaramente che accadrà e nessuno se l'aspetta. Come è successo il diluvio universale, che il Signore accennava prima, ai tempi di Noè, il film che è molto bello con Russell Crowe, ovviamente c'ha un sensazionalismo dove lui combatte con questo criminale, ma in realtà non è così, non lo sapeva nessuno. Quattro gatti e tutto l'ammasso di quella massa umana che viene schiacciata dalle acque era ignara completamente di quello che Noè sapeva. Noè lo raccontò a pochi, pochissimi, insomma, un pochino come stasera, a chi gli capitava, a parte i membri della sua famiglia, di ascoltare, dice: ho saputo da Dio che ci sarà una grande catastrofe. E la maggior parte gli rideva e quei pochi che gli hanno creduto, lui se li è portati nell'arca e poi è successo così. Come accadrà anche, non è che le catastrofi un mese prima ci diranno uno tsunami di un'onda di 10.000 metri, no, questo nuovo diluvio universale sarà un'escalation di eventi. Quello che però è anche vero che noi siamo dei piccoli Noè, ma abbiamo avuto la fortuna di poter parlare a tutto il mondo, non siamo solo noi che parliamo di profezie, quindi l'umanità potrebbe anche fare attenzione. E segni, stasera Pierre ve ne ha fatti vedere alcuni, ma di segni nel mondo ce ne sono un'infinità di miracoli, solo che noi non vogliamo vedere. Quindi accadrà all'improvviso. Preparatevi, ma se voi state lavorando a favore della vita, del bene, voi non dovete temere niente, nemmeno l'onda di 10.000 metri, perché sarete salvi. Chi lavorerà a favore della vita, anche se è ateo, non credente, sarà salvo. Perché Cristo mi ha detto una cosa bellissima. Penso che il messaggio più bello che vi posso dare stasera. Io non giudicherò dalle idee e dalla fede, giudicherò dalle opere. Bella sta cosa, molto bella. L'uomo di fede ha un dono. Quando Cristo mi dice io, chi ha fede in me ha una grazia divina, ma le opere contano di più. E questo è molto bello, perché chi fa opere di bene, anche che non ha fede in Cristo, e lo fa per istinto umano, per onestà, per amore, solo per amore, Cristo lo premierà, anche se non avevo avuto fede in lui. Questa forse è la mia novità, la mia rivoluzione, perché le chiese contemplano che solo se hai fede in Cristo ti salvi. Non è così, la salvezza è nelle opere, nelle azioni. Chi ama il prossimo suo come se stesso è salvo. Può credere a Krishna, a Buddha, a Confucio, a Cristo, a Mosè, a chi vuole. O a nessuno, credere solo nell'ideale dell'amore, agnostico, però lavora per la giustizia. Io ho tanti amici, amici nel senso fraterni nella lotta alla mafia, che sono diciamo, all'antitesi della mia fede, non credono in niente, eppure siamo lì, nella trincea.